inaugurazione di Asso Special Bike, il nuovo negozio alle porte di Erba. Un sacco di gente in questo momento si stanno radunando per fare la foto sotto il cartello e noi non possiamo mancare, ovviamente. Prossima apertura, da martedì apriranno, eccola qua, tutta la squadra. E noi andiamo a fare la foto. Ecco il negozio visto da fuori. Quindi primo, stai calma perché c'è tanta gente. Un sacco di gente. Naturalmente le moto, che sono il cardine di questa festa e della vita di Carlo, ovviamente. Ci sono moto parcheggiate ovunque, qua siamo davanti al locale, ma tutti i parcheggi intorno, benzinai, supermercati, sono tutti pieni di gente, di moto. È veramente una bella festa. Andiamo a vedere nel primo locale qui, sono un sacco di locali, andiamo a curiosare per Neuro TV. Ciao Freddy, rock and roll! Auto americane. Peggio di me, da perduto. Sì. Saluta! Chiameremo Doc Spazzino. Amico di camera. Ovviamente macchine americane non possono mancare, sono il connubio perfetto, no? Harley, macchine americane. Allora ricordo che deve essere insieme a noi l'amministrazione. Venga qui dentro. Questo è un video del 2015 quando abbiamo vinto il Best of Show a Verona. E questa era una delle prime moto che avevo fatto in PNP. Incredibile, qua c'è proprio la storia del motociclismo. Festa biker, bike show. Carlo Sangue. Guardate, veramente un sacco di memorabilia, ma non è finita, non c'è più spazio. Guardate quanta roba. Fiera di Verona, top 20 Bike Expo. Rombo di tuono ovunque, ogni rivista, praticamente ogni rivista ha una moto di Carlo Colombo. Anche questa gliel'avevo fatto io, serbatoio. Questa l'avevamo vista a Bergamo, ragazzi, vi ricordate? Era esposta a Bergamo, è praticamente Capitan America del film Easy Rider ed è un clone perfetto, documentato nei minimi particolari. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Chi è appassionato di moto qua veramente trova il suo sfogo. Zero case, zero alberghi sui monti, voglio pace nei vicoli. Soldi veri a chi studia davvero e agli spiriti liberi. Comprerò treni senza stazioni per quelli più timidi e tutta quanta l'elettricità ai meno socievoli. Riuserò, farò, mi renderò il gioco difficile, ma già lo fanno, allora sposto in Africa l'acqua potabile. Indiani d'America, guarda avanti, i tuoi eroi sono splendidi, cerca loro, ce l'hai dentro, devi crederci, questo gioco sta in piedi tra gli ostacoli, usa i tuoi danni, sono toccati, sono dei monopoli.
via soltanto chi merita. Imprevisti e prigione che ha mangiato con un rotto dimentica. Passerò tutte le notti a giocare con i vostri giocattoli che vi siete sudati di giorno per poi non godere. Grande festa, finalmente siamo riusciti a beccarli tutti e due e gli facciamo subito qualche domanda. Allora, com'è la festa dopo questo sport? Da quanto tempo ci lavorate? Parecchio. Va bene, quali sono i progetti che state già preparando qua? Tanto, quanti metri sono? Cominciamo con quello. Quanti metri sono? 1760. Ci siamo. E poi abbiamo visto un sacco di spazio esterno, no? Qua siamo su un provinciale importante, no? Provinciale via Milano, che praticamente da Erba ti porta direttamente a Milano. Da Erba via arriva direttamente a Milano. E quindi 1800 metri, quanti ponti avete? 6, 7, 8, 10? 10 ponti. Quindi un sacco di progetti che... Un sacco di progetti. Lavoro nuovo, speriamo che con la nuova location un sacco di vetrine, un sacco di moto vanno fatte. Un sacco di moto... Ma io so che avete rastrellato moto in tutta Italia per questo evento. Quante moto hai recuperato, Carlo? Ma cosa poche? Ma c'era il Pellegrino che era sempre in giro con il Pellegrino. 11 moto, andavo a prenderle tutte tra Sicilia, Sardegna, Calabria. Le più belle, dai, diciamo le più belle. No, quelle più vicine. Quelle più vicine, insomma, non si riesce. Quindi cosa ci dice dici qualche segreto, Carlo. Giorgio, dici qualche segreto che qua il Carlo abbiamo tre moto nuove per Verona. Ok? Ma cosa saranno? Tutti i bagger? Un bagger, un chopper e un burro. Va bene. Allora, insomma, non ci vogliono dire niente, i ragazzi non ci vogliono dire niente. Dovete continuare a seguirci. In bocca al lupo, ma quindi il negozio è già aperto, operativo, da domani? Da martedì. Allora, da martedì tutti qua, noi continuiamo a fare festa, c'è da bere e da mangiare, a dopo. Andiamo a fare un giro nel negozio, questo è proprio lo showroom dove ci sono le moto finite esposte. Ovviamente un sacco di gente. Sui muri tutte le targhe delle vittorie, non si vedono, ah ecco, questa è una vecchia Gloria, anche questa firmata Dox, uno stile Rat, questa pure l'abbiamo vista alla fiera di Verona un paio d'anni fa, questa non è firmata Dox, ma è bellissima anche questa, molto bella. Anche questa ce la ricordiamo, tutta in alluminio e carbonio. Questa è firmata Coro Design di Milano. Incredibile. Quanto è figo il trasparente opaco. Come, scusi? Che è molto bello il trasparente opaco, satinato. Questa è quella che è stata presentata quest'anno a Verona.
anche questa un sacco di successo, vista anche a Bergamo, a Chopper City. Anche questa firma Coro Design. La Red Kraken. Emozionante ragazzi la visita in questa zona del negozio, dove possiamo vedere tutte le tute, i trofei, e qui si respira proprio quella che è la grandezza del personaggio di Carlo, che celebra in questo negozio proprio la sua carriera. Lui, vi ricorderete, ha corso parecchi anni nel campionato dragster, e infatti qui si vedono un po' di foto. Si vedono un po' di foto della sua carriera, non solamente di corridore dragster, ma anche insomma di tutte le moto che hanno fatto durante tutta la loro carriera. Queste sono le tute, qualcuno probabilmente le riconoscerà, indossate da Carlo e anche dai piloti che ha seguito, perché ricordo che lui è stato anche meccanico ufficiale di team di Superbike, se non mi sbaglio, non solamente custom e chopper, ma super sportive, muscle, come vedete. Su questa, mi ricordo, ci ho messo le mani, su questa grafica avevo fatto anche un casco, questa l'ho fatta io parecchio tempo fa. Insomma, si respira veramente aria di passione, di competenza e di storia, proprio per quanto riguarda il custom. Guardate tutte queste coppe, scusate se mi interrompo nel parlare, ma veramente leggo Best of Show, primo posto, Best of Show Verona 2017, primo posto, winner, guardate qua non si scappa, qui veramente c'è la storia del custom italiano. A fianco di questa fantastica Boss Hoss vi salutiamo dal nuovo negozio di Asso Special Bike del Carletto, famosissimo costruttore. Ci vediamo alla prossima sugli schermi di Neuro TV.